Ciao da Paolo Sinibaldi, ancora dal pattinodromo ex Gesuiti di Pescara. Immagine e montaggio di Mauro Iezzoni per la TV Lab. È il secondo weekend consecutivo di pattinaggio corsa con il campionato italiano indoor, ma stavolta relativo a categorie più piccole. Sono le categorie ragazzi e ragazzi 12, quest'ultimo assegnerà anche il trofeo Skate Italia, tutto targato Federazione Italiana Sport Rotellistici, tutto targato pattinaggio Pescara che organizza la manifestazione. Lo sentite il piacevole rumore alle mie spalle? Sì, è davvero uno spettacolo, spettacolo di sport, gustiamocelo insieme. Vedremo un servizio video radicalmente diverso da quello che avete apprezzato nei giorni scorsi con gli allievi, gli junior e i senior. Vedremo un servizio più giocoso, più legato all'aggregazione, al divertimento, perché questi ragazzi sono davvero giovani e quindi sono sicuramente a un livello già alto, ma si stanno approcciando agli eventi agonistici, quindi vogliamo dedicargli loro il giusto spazio, ma con tanti sorrisi e con meno parole. Numeri in grande aumento rispetto anche alle edizioni dell'anno passato, lo abbiamo già detto, lo ribadiamo, ma lo facciamo ribadire anche ai nostri intervistati. C'è un movimento in grandissima crescita, un movimento fatto di
adrenalina, di bellezza, di entusiasmo, ma d'altro canto le nostre parole servono a poco, perché sono le immagini e i rumori di sottofondo che lo fanno capire. Presenti anche tante autorità nel momento delle gare e delle premiazioni. Con l'assessore allo sport del comune di Pescara, Patrizia Martelli, ci sono tantissimi eventi sportivi a Pescara e dintorni. Per voi è un tour de force, ma è anche un bene per la città. Sì, una grande soddisfazione da parte del mio assessorato. Ci siamo lasciati una settimana fa nel presentare i campionati indoor di pattinaggio corsa, con la presenza di 1000 persone provenienti da tutto il territorio nazionale. Un grande indotto non solo sotto il profilo sportivo, ma anche turistico e ricettivo. È un impianto bellissimo, lo abbiamo detto, qui ci sono i responsabili della Federazione Italiana Sport Hotellistici che sono contenti quando portano questi eventi a Pescara. Sì, un grande impianto, adeguato, ma pronto ad ospitare un simile evento. Ricordo sempre che il pattinodromo di Pescara è stato scelto per la quinta volta per ospitare questi importanti campionati, con risultati eccellenti. Ricordo la settimana scorsa, grazie a due fantastiche atlete, due abruzzesi, Asia Varani e Da Paluzzi, hanno raggiunto uno strepitoso risultato, e oggi siamo qui con la categoria ragazzi e ragazze e lo spettacolo continua, con più di 1000 atleti e 1000 persone ad assistere a questo importante spettacolo. A te Patrizia, come assessore allo sport, piacciono davvero tutti gli sport, sono passati anni e adesso li conosci davvero tutti. Sì, ormai sono quasi 5 anni che amministro, che svolgo questo assessorato veramente in modo importante. Nel giro di 2 settimane, solo nel mese di febbraio, abbiamo ospitato ben 3 eventi di carattere nazionale. Il primo evento destinato alla sciabola, il secondo al pattinaggio corsa, poi all'hockey, e oggi abbiamo presentato la Coppa Davis, che da lunedì prossimo sarà presente all'interno di un circolo importante, il circolo tennis Pescara. Quindi da parte del mio assessorato e di tutta l'amministrazione comunale davvero tanta soddisfazione. 2024 è l'anno dei mondiali e per gli sport rotellistici è un anno assolutamente speciale. Anche la città di Pescara, tutto l'Abruzzo sarà coinvolto, ma la città di Pescara con questo impianto di 175 metri al coperto, che rappresenta uno degli impianti più belli, più funzionali di tutta Italia, e non è un caso che la FISR si dà spesso e volentieri appuntamento qui, sempre con l'ausilio organizzativo di Pattinaggio Pescara, che ci mette il cuore. Con Raffaella Giannini, presidente di Pattinaggio Pescara, un mese di febbraio intensissimo che sta volgendo al termine con 2 eventi di campionato italiano, uno più bello dell'altro. Sì, adesso ci troviamo al secondo weekend dei campionati italiani indoor pista, e questa mattina sono iniziati con la categoria ragazzi 12 e ragazzi. Sono le categorie più piccole e diciamo che ci sono le nuove promesse del pattinaggio corsa. Tra breve ci saranno le premiazioni e sono stati assegnati i primi titoli italiani. Come ha retto la macchina organizzativa della vostra società di pattinaggio Pescara? Siete abbastanza esperti, però ogni volta è un nuovo banco di prova. Sì, è vero, siamo esperti, però ogni volta che organizziamo gli eventi cerchiamo sempre di fare il meglio. Quindi... Tu sei anche la mamma di un atleta, l'abbiamo visto gareggiare nella precedente tornata, quella di allievi junior e senior, ma tu da mamma, quando vedi questi ragazzini così giovani, no, che consiglio daresti? Io sono mamma di un atleta, però sono stata un ex atleta e sono allenatrice di pattinaggio, quindi è sempre un'emozione. Poi vedere i piccolini, calcoliamo che i ragazzi 12 fino all'anno scorso gareggiavano in pista interna, quindi erano proprio piccoli, cioè sono proprio piccoli, quindi fanno una grande tenerezza, però sono molto bravi, hanno una grinta e un'energia formidabile. L'ultimissima, dopo tutte queste esperienze di campionato italiano, che cosa possiamo aspettarci ancora? Qualcosa, non so, qualcosa anche di più, oppure va bene così? Va benissimo così. A settembre ci saranno i campionati mondiali qui a Pescara,
e la federazione sta organizzando un comitato per poter organizzare al meglio questi campionati mondiali. Chissà se magari chiederanno anche a noi un piccolo aiuto. Non sono le Iene, ma sono gli speaker dei campionati italiani indoor di pattinaggio corsa. Fabio, capello riccio fluente, e invece Domenico ci dicono con un buon passato da pattinatore. Allora Fabio, che cosa bisogna fare per essere speaker? Ah, per essere speaker bisogna avere passione per questo sport, una buona parlantina. E io non sono appunto un ex pattinatore come Domenico, ho avuto una figlia che mi ha avvicinato a questo sport perché ha pattinato per tanti anni, me ne sono appassionato e poi ho imparato guardando, sono un tipo curioso e così mi sono buttato dentro e dicono che mi viene bene, quindi avanti sempre. Tanto entusiasmo per questi ragazzi che fanno delle cose fantastiche e noi così cerchiamo di coinvolgere il pubblico e di dare il giusto riconoscimento ai ragazzi coinvolgendo il pubblico nell'attività che i ragazzi svolgono. Passati diversi anni, ma erano 30 anni di carriera. Da pattinatore ero un velocista, poi mi sono trasformato in fondista e poi nella ultima parte di carriera sono diventato anche un maratoneta e quindi ho abbracciato un po' tutte le discipline del pattinaggio, ovviamente con tanta passione e dedizione per questo sport. Pescara ormai è un appuntamento importantissimo sia per noi perché è l'inizio della stagione, ma ovviamente anche per i pattinatori qui presenti, ma soprattutto è anche una garanzia, questo lo voglio dire, perché la SD Pescara veramente organizza un bel campionato nei minimi dettagli, dalla musica agli atleti, al pubblico, non fa mancare i piccoli dettagli, ecco. Fabio, simpatia, estroverso, simpatia è l'aggettivo di Fabio, è una persona che ti mette bene a tuo agio, adesso ne sto dicendo anche troppi, però la simpatia, ecco. Beh, un aggettivo per Domenico, è serio, una persona molto seria, molto precisa. Ecco, è serio e preciso. Poi posso dire sì che è simpatico. In realtà siamo due corregionali, siamo siciliani, ci siamo ritrovati in Veneto così per caso e facciamo coppia qui a Pescara fissa ormai e ci viene bene, ci divertiamo. Chiusura. Beh, siamo arrivati alla fine, non di questo speciale, lo ripetiamo, diverso da quello della settimana passata. È uno speciale che speriamo vi abbia fatto tanto sorridere. Siamo arrivati alla chiusura, sono state due settimane intensissime in un mese di febbraio molto bello a livello sportivo. Grazie da Paolo Sinibaldi e grazie a Mauro Iezzoni per le immagini, il montaggio per la TV Lab.